Ciao a tutti, allora dopo aver pubblicato tre video lezioni nella mattina adesso farò tre video lezioni oggi pomeriggio nella speranza di fare anche quattro video lezioni palpebre congiuntiva cornea e sclera se riesco a fare tutto questo prima che cominci la partita Juve Napoli perfetto allora l'introduzione delle patologie palpebrali la farò da un libro le spiegazioni poi di alcune patologie, da un altro. Allora, in primis, per quella che è, sono le principali malattie delle palpebre, noi abbiamo i processi infiammatori benigni, le blefariti, l'orzaiolo, il calazio, poi le lesioni non infiammatorie delle palpebre. Santelasma, papilloma palpebrale, lesioni pigmentate della palpebra, carcinoma basocellulare, cellule squamose e delle ghiandole sebacee, poi disturbi della meccanica palpebrale, entropion, ectropion, dermatocalasi, blefaroptosi dell'adulto e del bambino, blefarospasmo essenziale benigno, trichiasi e lacerazione palpebrale. Cominciamo da quello che è l'entropion. Ok? Già che qui l'entropion mi sembra assurdo che non sia spiegato. Aspetta un attimo. Forse me lo sono immaginato io che non l'hanno spiegato. Allora. No, no. in realtà l'hanno spiegato l'entropion, quindi lo devo vedere. Ah, giusto. Ok, perfetto. Parliamo, parliamo, parliamo prima dei disturbi di meccanica palpebrale. Allora. Cominciamo con quelli che sono i processi infiammatori benigni delle palpebre, quindi quelle che sono le blefariti. Ok, perfetto. Allora, la blefarite è un processo infiammatorio del bordo della palpebra. Dal punto di vista anatomico, la blefarite può essere definita anteriore, maggiormente presente per stafilococco, condizioni come la dermatite seborroica, che è predisponente. Quando invece interessa la base delle ciglia, in qualche maniera, è i follicoli. In quel caso è la mh, blefarite anteriore, base delle ciglie e follicoli. Invece, per gli orifizi delle ghiandole di Mebonio, che poi quando vengono colpite, possono dare una forma anche di uh, iperevaporazione del film lacrimale, comunque, parliamo di una blefarite posteriore, che di solito si associa. Uh, a una disfunzione di queste ghiandole. Esiste anche la blefarite mista, cioè sia del versante anteriore che del versante posteriore. A livello di eziopatogenesi, per l'eziopatogenesi di solito la blefarite è dovuta a una colonizzazione batterica, cui consegue l'invasione microbica diretta dei tessuti, un'alterazione immunitaria e un danno secondario da produzione di enzimi e tossine batteriche. La colonizzazione del margine palpebrale è favorita da condizioni come la dermatite seborroica, disfunzioni delle ghiandole di mebonio, acne rosacea, la sindrome dell'occhio secco, l'infezione ciliare da demodex. Il demodex eh, diciamo è un acaro. A livello di sintomatologia, i pazienti possono presentare sintomi di irritazione, di prurito, di eritema palpebrale. Eh, l'occhio lo sentono quasi appiccicato e si manifesta maggiormente le prime ore del mattino, possono esserci modifiche delle ciglia, annebbiamento visivo, lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, croste sul margine palpebrale, il canto anche interno, eh, iperemia, fotofobia, talvolta dolore e questo dolore può avere delle forme recrudescenti, remittenti, ok? La clinica. Allora, la clinica intesa un attimo come eh, obiettività locale. L'esame esterno dei pazienti con blefarite ri rivela questo eritema del bordo palpebrale detriti alla base delle ciglia. Con la lampada a fessura si può anche osservare la perdita di ciglia, la madarosi, un'anomalia della direzione delle ciglia verso il bulbo, la trichiasi, l'occlusione degli orifizi delle ghiandole di membonio piccole ulcerazioni marginali palpebrali, telangiectasie e irregolarità del bordo palpebrale. Di solito la congiuntiva è iperemica e la cornea presenta erosioni puntate superficiali, ma si possono riscontrare anche infiltrazioni e ulcere. Per quella che è la prognosi, Diciamo, possiamo avere eh, fenomeni che riducono la qualità di vita per un disturbo fastidioso, la fotofobia, disturbi dell'acuità visiva, per quelle che sono anomalie del film lacrimale. Ok? Una piccola percentuale di casi può però presentare poi delle forme complicate. Per quello che è l'iter diagnostico. Allora, in primis l'anamnesi, fattori di rischio sistemici come condizioni allergiche, infettive, dermatologiche, locali come il fumo, allergeni, dieta, anche il make-up o condizioni atmosferiche, pregressi, interventi di chirurgia oculare. Si fa un esame del bordo palpebrale, della superficie oculare, incluso i film lacrimale e lì si usa appunto la lampada a fessura. Si fa poi uno studio con tampone congiuntivale per quelle che sono appunto le blefariti anteriori resistenti ai farmaci. Quindi, devi fare l'isolamento del batterio per capire che cos'è, per fare una terapia più specifica. La biopsia si fa per quelle che sono blefariti asimmetriche resistenti ai farmaci. Ok? Per quella che è la terapia? La sistematica e continuativa igiene palpebrale è alla base del trattamento della blefarite. Ok? Per fare in qualche maniera che si rompino e vengano evacuati i detriti ghiandolari. Il margine palpebrale, quindi si pulisce meccanicamente con forfora, eh, per eliminare forfora, crosticine, utilizzando quelle che sono salviette o saponi per bambini, anche shampoo per bambini. In casi selezionati si utilizza una terapia sistemica antibiotica con doxiciclina. Quasi sempre associata a disfunzione lacrimale, in quel caso si può optare per quella che è l'utilizzo delle lacrime artificiali. Ok? In un primo luogo, però, non dimenticate quelli che sono gli impacchi caldo-umidi. Ok. I provvedimenti chirurgici si faranno quando ci saranno complicazioni delle ghiandole di Mebonio come l'infiammazione da calazio, la trichiasi delle ciglia che vanno verso l'interno, l'ectropion o l'entropion per. Il comportamento anatomico delle palpebre che nell'entropion vanno verso il dentro, nell'ectropion vanno verso il fuori, con il loro margine libero. Per quella che è la terapia antibiotica, oltre alla doxiciclina, si opta per aminoglicossidi, tetraciclina, azitromicina e chinolonici. Dopo aver detto questo, parliamo dell'orzaiolo. L'orzaiolo è un'infezione acuta focale, di solito stafilococcica, del bulbo pilifero delle ghiandole di Zeiss o Moll, orzaiolo esterno, o raramente delle ghiandole di Mebonio, Meibomio, eh, orzaiolo interno. A livello di eziopatogenesi, noi avremo una secre un secreto ghiandolare che aumenta fino ad occludere l'orifizio escretore. La stasi determinerà un'infezione secondaria, di solito stafilococco aureo. I pazienti che hanno una blefarite cronica e rosacea tra le condizioni predisponenti hanno un rischio maggiore di sviluppare l'orzaiolo. Adesso la sintomatologia sarà quella di un'infiammazione acuta locale, dolore, calore, gonfiore, rossore, che può essere monolaterale, bilaterale, singolo, focale, multiplo. La clinica è quella che noi identifichiamo proprio un, un nodulo, arrossato con dolenzia sottocutanea in prossimità del margine palpebrale. La prognosi è autolimitante, nel senso che c'è rottura spontanea e drenaggio in 7-10 giorni. L'orzaiolo interno, che è quello raro delle ghiandole di Meibomio, può dare calazio, quindi un'infiammazione okay, delle ghiandole di Meibomio. La terapia. Sono, sono consigliati gli impacchi caldo-umidi e un massaggio che si fa per almeno due minuti. Due volte al giorno. Eh, può essere prescritta una terapia antibiotica topica se eh, la lesione è drenante e in caso di concomitante blefaro-congiuntivite. L'incisione chirurgica e il drenaggio sono indicati quando l'orzaiolo è refrattario alla terapia medica ed è molto grande. Le recidive possono comunque essere prevenute con una corretta igiene palpebrale quotidiana. Quindi L'opzione della terapia antibiotica è quando c'è una forma drenante, la chirurgia quando resiste alla terapia medica ed è molto esteso il processo. Parliamo adesso del calazio. Il calazio è un lipogranuloma di una gandola, ghiandola di mebomio, quindi un'infiammazione che noi abbiamo con un'ostruzione. Che eh, diciamo può essere responsabile anche di un quadro di orzaiolo interno. No? Sono spesso associati stati di seborree, blefariti croniche, acne e rosacea. Ma perché queste due condizioni, blefarite cronica, acne e rosacea, sono condizioni predisponenti all'orzaiolo che può scatenare il calazio? Una scarsa igiene palpebrale. La sintomatologia è di gonfiore palpebrale associato al rossamento con dolore moderato ed è più presente in alcuni individui predisposti. Abbiamo una tumefazione che rispetto all'orzaiolo è indolente, alla palpazione è una rilevanza sferica che scorre libera sotto la cute, può infettarsi e dare una flogosi acuta, dolente e suppurativa, quindi nel caso in cui appunto questo lipogranuloma si infetti. La prognosi è l'asportazione chirurgica in quei casi in cui appunto eh, c'è è l'unica soluzione, possono ripresentarsi altre forme di calazzi, ma si rinterviene. La terapia farmacologica è indicata raramente, salvo in caso di rosacea, in cui dosaggi bassi prolungati di toxiciclina 100 mg alla settimana per sei mesi possono essere benefici. La curata igiene palpebrale, eh, i calazzi piccoli asintomatici vengono ignorati. È bene insegnare al paziente come fare il drenaggio delle ghiandole di mebomio, l'utilizzo degli impacchi caldo-umidi per la liquefazione delle secrezioni li, eh, lipidiche dense, utilizzare shampoo specifici o per neonati per detergere il bordo palpebrale. Una volta che l'infiammazione acuta è risolta, si può asportare chirurgicamente il granuloma in anestesia locale, si usa una pinza da calazio per limitare il sanguinamento. Qui ci può essere un approccio transcongiuntivale e transcutaneo. I calazzi, che tendono a ripresentarsi nella stessa posizione, richiedono un esame istologico per cercare di fare una diagnosi eh, differenziale, con una condizione di carcinoma squamocellulare. Queste sono le lesioni benigne, blefarite, orzaiolo, calazio, lesioni non infiammatorie. Allora, l'oxantelasma noi ce l'abbiamo per le problematiche di dislipidemia, quindi l'asportazione è quella chirurgica, anche se poi ci sono anche altre tecniche di elettrocoagulazione, ablazione laser, cauterizzazione chimica. Poi abbiamo il papilloma palpebrale. Ok, quindi un qualsiasi lesione palpebrale di aspetto papillomatoso che può essere peduncolato, arrotondato, liscio, rilevato: nella maggior parte dei casi, è un papilloma squamoso benigno. L'escisione chirurgica è la terapia più adatta. Dopodiché, eh, abbiamo le lesioni pigmentate delle palpebre, data l'alta mortalità associata al melanoma cutaneo. Indispensabile che ogni lesione palpebrale, soprattutto quando è pigmentata, venga sottoposta un esame istologico e quindi qui, ragazzi, c'è di tutto, ok. Poi abbiamo i carcinomi basocellulare, che eh, comunque è uno che si caratterizzato da una crescita lenta, localmente invasivo e distruttivo, però l'abbiamo trattato a dermatologia quindi penso che bastino quelle descrizioni. Poi abbiamo il carcinoma cellule squamose. Questo molto più, eh, diciamo, relativamente raro rispetto al baso cellulare, può insorgere o di nuovo su lesioni preesistenti come la queratosiatinica, ma anche questo è stato spiegato a dermatologia, quindi vi, vi, vi faccio andare direttamente su quelle lezioni, vi consiglio. Il carcinoma invece delle ghiandole sebacee è un tumore maligno letale delle ghiandole sebacee, spesso misconosciuto perché confuso con condizioni benigne. E il ritardo e l'errata diagnosi portano anche alla morte perché è molto aggressivo. Dopo che abbiamo parlato di queste condizioni, abbiamo da parlare dei disturbi della meccanica palpebrale, quindi entropion, ectropion, dermatocalasi, blefaroptosi di adulto e bambino, blefarospasmo essenziale benigno, trichiasi, lacerazione palpebrale. Parlando per quello che è. Eh, in primis l'entropion. Allora, l'entropion fondamentalmente è l'inversione, non estroversione eversione, ma inversione, entropion, ectropion è eversione. Qui abbiamo un'inversione del margine interno di solito bilaterale e si intende questa cattiva posizione della palpebra che poi causa sfregamento delle ciglia sulla superficie oculare con chiaramente irritazione anche congiuntivale e danneggiamento corneale. Abbiamo un'incidenza del 2,4% nelle donne, 1,9% negli uomini. Il 72% dei pazienti è associato a condizioni di sindrome da occhio secco. Abbiamo diverse cause, cause congenite, come disgenesie di quelli che sono. I muscoli retrattori della palpebra inferiore, ok? E quindi che non tengono la palpebra abbassata e quindi tende a rigirarsi verso l'interno per carenze del piatto tarsale, ma è raro. Poi abbiamo delle forme da entropio in acuto spastico, quindi legato a condizioni secondarie infiammatorie, infettive, traumatico-oculari, che abbiamo un'iperfunzione del muscolo orbicolare, quindi va a soverchiare proprio. Eh, il muscolo retrattore determinando questo deficit, però se risolviamo la causa si risolve anche l'entropion. Poi abbiamo la forma involutiva perché abbiamo un'involuzione appunto del muscolo retrattore, la forma più comune colpisce le persone anziane. L'entropion cicatriziale invece l'abbiamo in condizioni secondarie a traumi, ustioni chimiche, sindrome di Steven Johnson, penfigoide oculare cicatriziale, poi... Eh... Condizioni legate al tracoma, ma queste le vedremo comunque nelle affezioni congiuntivali. I sintomi? Beh, i sintomi sono caratterizzati da quello che è una sensazione di corpo estraneo, dolore, blefarospasmo associato a iperemia congiuntivale e danno corneale di grado variabile. Facciamo un esame con lampada a fessura, identifichiamo l'entropion spastico acuto e eventualmente le cicatrici tarsali associate a quello che è l'entropion cicatriziale. Quello involutivo invece richiede una semplice manovra di eversione momentanea del bordo palpebrale che in breve tornerà a riportarsi alla posizione originale confermando il problema. L'esame a lampada a fessura permetterà inoltre di identificare le lesioni corneali. La prognosi, la correzione dell'entropion spastico e dell'involutivo danno buoni risultati anche se talvolta si fa un secondo intervento a distanza di tempo. Nelle forme cicatriziali il risultato chirurgico dipende dalla causa, dalla gravità anche della cicatrice, dallo stato infiammatorio. La quasi manipolazione della congiuntiva può riaccendere la flogosi perché chiaramente viene ricolpita no, da questo entropion e quindi c'è un fallimento anche della chirurgia. Per quelle che sono le terapie, mi affiderò all'altro libro, che è molto più preciso. L'approccio chirurgico-terapeutico che noi abbiamo per l'entropio involutivo è non invasivo, cioè prevede l'adozione di misure temporanee al vol, al, al vol, volte a fornire sollievo al paziente. Si utilizzano quindi quelli che sono dei cerotti, tapping, tra palpebra inferiore e eminenza malare, malare del temporale o cianoacrilati liquidi per evertere il margine palpebrale. In alternativa abbiamo una chemiodenervazione del muscolo orbicolare mediante iniezione sottocutanea intramuscolare di tossina botulinica a basso dosaggio. La risoluzione definitiva si ottiene chirurgicamente con la procedura di Waze con suture evertenti, strip tarsale con canto-pessia laterale, reinserzione dei retrattori della palpebra inferiore ok questo per, per la forma involutiva e infatti per le forme involutive ti danno il botox o il disport Poi abbiamo quello che è l'entropion spastico, in questo caso il trattamento consiste nell'indagare la condizione di base trattando la noxapatogena, attualmente l'approccio con tossina botulinica e l'uso di suture vertenti, okay, quindi la procedura di Weiss, sono i presidi maggiormente usati. L'entropion invece cicatriziale, in quel caso è il sottotipo più difficile da trattare con un tasso di recidiva dal 12 al 71% indipendentemente dalla tecnica utilizzata. L'entropia è un congenito, invece il trattamento identifica un'attenta lubrificazione delle superfici, così da limitare il trauma meccanico, utilizzare il tapping, quindi i cerotti tra la palpebra inferiore e la prominenza malare, volte a correggere il malposizionamento del margine o in alternativa iniezioni di tossina botulinica. L'approccio chirurgico comunque rappresenta una soluzione definitiva. Quindi vi ho detto tutto anche di questo. Per quello che riguarda invece l'ectropion, che è l'eversione del margine libero, si intende questa cattiva posizione, a seconda della gravità viene poi distinto in una condizione che può essere puntale, mediale, laterale o tarsale, quindi completo. ok? Adesso, per quella che è l'eziopatogenesi, sì, ci sono diverse cause, ma si pensa che l'abbassamento del tono dell'orbicolare associato a una lassità palpebrale, anche inferiore, con la gravità, poi succede che avvenga l'ectropion perché si allontana la palpebra inferiore. No? Possiamo avere delle forme congenite associate a difetti della lamella anteriore, forme involutive: la più comune per l'assità orizzontale, per indebolimento del legamento cantale del muscolo orbicolare pretarsale. Questo colpisce gli anziani. La forma paralitica associata a paralisi di Bert, tumore dell'angolo ponto cerebellare, tumori parotidei e herpes zoster. La forma cicatrizzale secondaria a ustioni, traumi, dermatiti croniche e chirurgie estetiche. Infine, ma non meno importante, noi abbiamo l'ectropio meccanico, cioè secondario a tumori, per esempio neurofibromi palpebrali. Adesso, prima di passare alla. Eh, Sintomatologia, nel senso il paziente che tipo di problematiche lamenta, l'altro libro offre una classificazione dell'ectropion, ovvero l'ectropion può manifestarsi secondo diversi gradi di identità: di entità, il primo grado, per esempio, abbiamo un'eversione del puntino lacrimale e del suo bordo palpebrale, e si parla infatti di ectropio mediale con riduzione del drenaggio lacrimale da parte del canalicolo inferiore, conseguente epifora e sensazione di corpo estraneo. Il secondo grado invece consiste anche nella parziale esposizione della congiuntiva tarsale senza evidenze del fornice congiuntivale, il terzo grado è versione completa della palpebra con successiva esposizione della congiuntiva tarsale del fornice e fenomeni di essiccazione della mucosa che va incontro a metaplasia L'epifora è continua e induce una dermatite eczematosa eh, zematosa cute palpebrale, nei casi gravi anche quadri di lagoftalmo. Il lagoftalmo, vi ricordo, che è l'impossibilità di chiudere uno o entrambe le palpebre, si associa di solito a quelle che sono cheratiti da esposizione, può complicarsi con infezioni, può progredire verso ulcere, il paziente ha proprio la sintomatologia di corpo estraneo, occhio, occhio secco, questa epifora, eh, ha una vista annebbiata eh, ed è determinato da un'instabilità del film lacrimale. La terapia ha un duplice obiettivo, cioè rimediare l'iperesposizione corneale, correggere i difetto di chiusura, pertanto le lacrime artificiali durante le ore diurne, il tapping palpebrale notturno, la tarsorafia temporanea sono un primo approccio Abbiamo parlato appunto del lagoftalmo tra le condizioni di terzo grado, ok? Eh, bisogna stare attenti perché poi chiaramente questo lagoftalmo può indurre una cheratopatia da esposizione. Dopo che abbiamo parlato di questo, a livello diagnostico l'esame deve essere completo per verificare l'integrità della cornea, il grado di lagoftalmo, la sensibilità corneale e il fenomeno di bell la correzione chirurgica dell'ectropion involutivo e paralitico dà buoni risultati anche se non si può escludere a priori la necessità di reintervenire. Per quella che è la terapia, l'altro libro parla di una terapia specifica per quello congenito, ok? L'approccio terapeutico esclusivamente chirurgico, poi per quello involutivo senile e lo strip tarsale che noi andiamo a fare, ok? il cui tendine cantale inferiore viene accorciato e rianastomizzato al bordo laterale della pupilla. Per l'entropion cicatriziale abbiamo un'escissione della cicatrice con procedure di allungamento con plastica Z, nei crassi gravi abbiamo innesti cutanei. Per l'ectropion paralitico il trattamento temporaneo consiste nell'instillazione di lacrime artificiali a elevata viscosità durante il giorno, tapping del volto e chiusura delle palpebre durante la notte, stessi presidi che noi abbiamo per il lago oftalmo, iniezione di tossina botulinica, eventuale tarsoraffia, quindi sutura chirurgica delle palpebre totale o parziale al fine di ridurre l'esposizione corneale. L'approccio permanente e chirurgico con cantoplastica mediale o strip tarsale, diciamo, il più efficace. Per l'entropio meccanico associato ai tumori bisogna eliminare fondamentalmente il tumore e correggere quella che è la lassità palpebrale scatenata appunto dal tumore in situ. Adesso facciamo una brevissima pausa e poi continuiamo. Pausa finita. Torniamo a noi, allora parliamo adesso di ptosi palpebrale, allora la ptosi palpebrale consiste in un anomalo abbassamento delle palpebre più delle volte superiori che eh, arrivano a ricoprire almeno in parte il forame pupillare, questa macroscopia, questa macroscopica alterazione strutturale può avere diverse cause, miogena, aponeurotica o ptosi involutiva, neurogena, Meccanica. Per quella che è la forma miogena, abbiamo miopatie primarie, affezioni della placca muscolare come neuromiopatie, oppure abbiamo delle forme da miopatia secondaria a quadri sindromici come l'oftalmoplegia esterna progressiva, la miastenia gravis. La forma aponeurotica o daptosi involutiva. È fondamentalmente una disinserzione o stiramento dell'aponeurosi del muscolo elevatore superiore che poi determina a sua volta una perdita di funzione con compensazione del muscolo di Müller, il quale però va incontro ad affaticamento e peggiora l'aptosi fondamentalmente. Questa va in diagnosi poi differenziare con l'aptosi miogena. La forma neurogena invece è la paralisi del nervo oculomotore, a carico del tronco simpatico cervicale, quindi la Bernard Horner. La forma meccanica invece è da neoformazione, cicatrici, traumi anteriori dell'orbita, edema e dermatocalasi, che vedremo che cos'è. Le pseudoptosi invece sono perdite di supporto meccanico, per, per esempio una condizione di microftalmo, tisi bulbare o enolftalmo, retrazione palpebrale controlaterale, che in qualche maniera può essere associata anche a una paralisi del nervo facciale. Fondamentalmente quella è la clinica. Per quanto riguarda la, la diagnosi, eh, ci, ci può essere a livello clinico un'associazione anche con la diplopia. A livello diagnostico noi utilizziamo dei criteri di misurazione: il margin reflex distance, il papebrall fissure height e levator function test. Di fondamentale importanza risulta esaminare più le pupille in modo da escludere, per esempio, condizioni di ptosi palpebrale come la sindrome di Horner. Questa si caratterizza per esempio appunto con ptosi, miosi, enoftalmo, anidrosi. Poi abbiamo delle forme di ptosi eh, congenite, una, una menzione diciamo a parte, ma queste sono condizioni legate proprio a un difetto di sviluppo neuronale, di migrazione neuronale o magari secondarie a sequele muscolari. Okay? Eh, per quello che ci riguarda Abbiamo anche la sindrome di Marcus Gunn, nota anche come Yo-Wicking syndrome, caratterizzata da una ritrazione della palpebra ptosica in concomitanza e stimolazione di muscoli pterigoidei laterali durante i comuni atti per masticare o succhiare o aprire le fauci. L'eziologia è incerta, si pensa che sia un, una problematica legata al nervo del trigemino alla branca mandibolare. La, il, trattamento, allora, il trattamento chirurgico, le, le opzioni ad oggi per la ptosi palpebrale sono o la resezione del muscolo di Müller e della congiuntiva che in questa maniera consente di elevare la palpebra di 2-3 mm ed è, è usata in casi di ptosi lieve, parliamo di ptosi lieve quando siamo tra i 5 e 11 mm e con una buona funzionalità del muscolo elevatore residuo. L'EMAR invece, che è resezione del muscolo elevatore della palpebra, si usa per quelle condizioni in cui siamo di fronte a una funzionalità del muscolo elevatore di almeno 5 mm, quindi molto, molto scarsa. Perché la funzionalità del muscolo elevatore può essere normale sopra i 15 mm, buona come ho detto prima tra 12 e 14, moderata tra 5 e 11, scarsa meno di 4. La sospensione al muscolo frontale utilizzata per ptosi severe con scarsa funzionalità inferiore ai 4 mm quindi con questo chiudiamo anche l'argomento delle ptosi passiamo brevemente a quelli che sono gli argomenti successivi della palpebra che sono la dermatocalasi una situazione in cui la cute palpebrale è abbondante con associato rilassamento del muscolo cutaneo questa condizione eh, è molto comune nelle persone anziane, ma talvolta anche nei giovani adulti. C'è cioè una perdita dell'elasticità tissutale, indebolimento del tessuto connettivo, assottigliamento epidermico, responsabile appunto di questa situazione in cui la cute palpebrale è abbondante. Capito? La blefaroplastica diciamo è l'intervento di prima scelta, comunque non entro nei dettagli né clinici, né diagnostici, né funzionali. Per le blefaroptosi invece sono condizioni in cui la palpebra superiore è più abbassata rispetto alla norma e può essere una condizione che riscontriamo sia nel bambino che nell'adulto. Fondamentalmente, noi eh, riscontriamo per l'adulto blefaroptosi congenite acquisite e a livello eh, eziologico riconosciamo delle problematiche aponeurotiche, miogene primitive, neurogene, traumatiche, meccaniche. La sintomatologia è appunto la blefaroptosi. A livello clinico si possono identificare anticorpi antirecettori della il test di Tensilon, un farmaco che inibisce la degradazione dell'acetilcolina, l'elettromiografia per pazienti che hanno una sospetta sclerosi multipla, risonanza magnetica con mezzo di contrasto, per identificare le bande oligoclonali dell'icor. Possiamo anche fare il dosaggio di FT3, FT4 e TSH. La prognosi dipende dalla causa che ha determinato questa ptosi, fondamentalmente, quindi eh, la blefaroptosi, ragazzi, non è altro che la ptosi palpebrale di cui vi ho parlato prima. Ok, la poneurotica non è miogena, la poneurotica è detta. In, eh, è detta Involutiva, la miogena è una forma a sé, vabbè ve la sto ripetendo da capo, e poi la terapia di prima scelta, è appunto quella chirurgica, che dipende in, soprattutto dalla funzionalità del muscolo eh, escursore del bordo palpebrale, del muscolo elevatore. Possiamo avere anche dei blefarospasmi essenzialmente benigni, che è un disordine neuropatologico. Che interessa uno o entrambe le palpebre, con spasmi involontari del muscolo orbicolare associati a movimenti distonici dei muscoli facciali. La causa non è nota, si pensa sia una genesi eh, multifattoriale che determina un'anomalia nel controllo cerebrale del coordinamento e regolazione dell'ammiccamento. Eh, si associano il 50% a secchezza oculare, 10% a patologie neurologiche, abbiamo questi spasmi palpebrali, quindi blefarospasmi associati, per questo si chiama blefarospasmo essenziale benigno e blefaroptosi. Eh, diciamo non esiste una cura definitiva, ma sono disponibili trattamenti efficaci. Eh, la condizione è tutt'altro che benigna, fondamentalmente una condizione che tende a peggiorare, il paziente arriva al punto che appunto non riesce neanche a chiudere eh, le palpebre. Eh, non riesce con la propria volontà anche nei casi severi, rischia anche la cecità funzionale. Si può optare per la tossina botulinica soltanto all'inizio e comunque non più di 25 unità di botox e non più di 75 unità di D-Sport, che sono le forme commerciali di tossina botulinica, somministrate in diversi siti di iniezione. Il trattamento va ripetuto ogni tre mesi, essendo comunque eh, intervalli di relapse di washout di 1-5 mesi. Le complicanze del trattamento rare sono l'aptosi palpebrale, la goftalmo, occhio secchio, entropio, nectropio epifora, fotofobia, diplopia. Però diciamo rimane comunque una, un trattamento nei confronti del bleforospasmo ma non della causa. Dopodiché abbiamo la trichiasi che vi ho spiegato la condizione comune che le palpebre eh, abbiamo un interessamento, eh, diciamo. Usuale della palpebra inferiore, ma di solito questa è una condizione in cui le ciglia vengono a contatto diretto con il bulbo oculare. Okay? Le lacerazioni delle palpebre invece sono più che altro meccanismi traumatici, contusivi, penetranti che possono determinare queste lacerazioni palpebrali. In caso di ferita si va proprio a operare in primis quest'ultima per poi suturare il tutto in anestesia locale o loco-regionale. Anche qui per la lacerazione palpebrale non entro molto nei dettagli perché ne parlerò nel capitolo dei traumi dell'occhio. Traumi chiusi, traumi aperti. Allora. Penso che abbiamo finito tutto. Quindi chiudiamo questa video lezione. Ci vediamo per la prossima.